Sì, anche lui sai, in quel periodo ne parlavamo anche negli scorsi podcast sugli esterni d'attacco che per un periodo non facevano molto, cioè non era un periodo florido per gli esterni offensivi, soprattutto a livello nazionale, infatti l'Italia dovette prendere Camoranesi e naturalizzarlo anche se era argentino. E uno dei pochi esterni destri di talento era proprio Mauro Esposito, che giocò un paio di stagioni alla grande con il Cagliari, soprattutto nel 2004-2005, quando il Cagliari tornò dalla Serie B. Compose un tridente molto particolare, ma anche molto fruttuoso, con Zola e con l'Angella. Sì, si è un po' perso perché poteva veramente fare un'ottima carriera. Anche lui, un po' come Odin con la Juve, ha fallito la grande chance con la Roma e si è un po' perso. Io non so nei tuoi programmi se c'è spazio per lui, però una citazione non è proprio un esterno, ma appunto un fantasista So di chi stai la parlando, so di chi stai parlando farei. e ci stavo pensando anch'io in realtà. Però è nel 4-3-3 di difficile collocazione, perché per quanto abbia giocato sia in attacco, sia più arretrato, non credo che sia il modulo che si confà più alle sue caratteristiche, a quelle che erano le sue caratteristiche di calciatore, perché adesso è il direttore sportivo del River Plate. Immagino tu stia parlando di Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, sì, adesso noi stiamo maschilando una formazione, diciamo, molto eterea, virtuosa, quindi possiamo provare a piazzarlo anche largo, però comunque a prescindere va citato Francescoli perché è stato uno dei più grandi giocatori della storia uruguaiana, ha fatto la storia del River Plate, tant'è che, come hai detto tu, è dirigente, ha giocato anche nel Torino in Italia per una sola stagione, a Cagliari ha fatto 3 annate molto buone, appunto hanno coinciso con l'ascesa del Cagliari nel calcio che conta, dopo che negli anni 80 era un pochino diventata una meteora, mentre negli anni 90 è tornata stabilmente. Francescoli è stato il grande colpo nel 1990, dopo il mondiale d'Italia 90, ad arrivare in Sardegna. Sì, diciamo lo schieriamo a destra con possibilità di accentrarsi e di giocare in quella che era probabilmente la sua posizione preferita, quella di mezza punta. Centravanti, è il momento del centravanti. Si sono alternati sicuramente negli anni buoni numeri 9 nella storia del Cagliari, tornando in tempi più recenti anche qualche italiano come Robert Acquafresca, che poi al di fuori di Cagliari, diciamo, non ha più brillato a dovere. È stato di passaggio a Cagliari anche Alessandro Matri, che proprio in questi giorni ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Però il nome che ti propongo io è quello di David Suazo. Suazo è un altro giocatore che è esploso a Cagliari e forse non è riuscito mai a fare il grande salto, nonostante avesse delle qualità incredibili, tant'è che dopo quella stagione da titolare a Cagliari nel 2006-2007 in cui praticamente salvò il Cagliari in extremis dalla retrocessione con i suoi gol, lo volevano tutti, sembrava un passo dal Milan, lo prese l'Inter, l'aveva preso quasi anche la Roma, però non è riuscito, penso, almeno tu ne saprai più di me, ad incarnare, insomma, il grande talento che aveva dimostrato a Cagliari. Beh, c'è anche da dire che comunque all'Inter era chiuso da altri centravanti sicuramente più forti di lui. Nelle poche occasioni che ha avuto, soprattutto nella prima stagione, quella con Mancini, riuscì comunque a dare il suo contributo con 8 gol in campionato, giocando, ripeto, po pochi minuti. È ritornato per una breve parentesi nella stagione del triplete, andando però poi via a gennaio, quindi non risultando ovviamente decisivo per le 3 vittorie con José Mourinho. Resta però sicuramente, almeno negli ultimi anni, uno degli attaccanti più forti che abbia vestito la maglia rossoblu, un honduregno, che non credo sia tra l'altro l'unico honduregno ad aver giocato con la maglia del Cagliari. No, perché c'è anche il famoso Alvarez, che arrivò, credo, in Italia con il Cagliari, poi passò alla Roma, al Bari, al Messina. Io poi come centravanti citerei anche Lulu Oliveira, forse non è proprio la prima punta classica come potrebbe essere oggi un Pavoletti o un Simeone, però è sempre in questa collocazione virtuosa della nostra top 11, uno che ha segnato parecchio prima di andare alla Fiorentina, e è stato
inserito nella Hall of Fame del Cagliari. No, sicuramente te l'avrei citato magari come terzo di sinistra, dove però devo farti un nome che immagino a livello sentimentale scaldi molto i cuori rosso-blu e un po' in generale quelli della terra sarda, per quanto poi a Cagliari ci abbia giocato solo la parte finale, la parte conclusiva della sua carriera. Però almeno una menzione a Gianfranco Zola, visto che nonostante l'età avanzata nelle stagioni con il ritorno del Cagliari in Serie A nel 2004-2005 ha fatto vedere ancora a tutti quanti di che pasta fosse. Quella di Zola, ritorno al Cagliari o quantomeno il ritorno in Sardegna, è una delle storie penso più belle del nostro calcio negli ultimi anni, perché Zola è stato uno dei più grandi talenti, ha giocato nel Napoli di Maradona, ha giocato nel Chelsea, è diventato il giocatore del secolo, poteva fare qualsiasi cosa dopo aver avuto quel tipo di carriera, ha scelto con il cuore di andare in Sardegna e giocare col Cagliari, ha fatto una stagione, quella del 2004-2005, pazzesca, veramente quasi si meritava di tornare anche in nazionale, nonostante avesse quasi 40 anni se non sbaglio. Comunque Zola va messo per forza, poi ci sono le alternative, io uno come l'Agella che gioca proprio con Zola in quella stagione lì non posso non dimenticarlo, perché lui ci arrivò in nazionale, sfiorò anche penso la convocazione mondiale, comunque in quel periodo lì con Lippi fu spesso inserito tra i convocati. E sempre a proposito di giocatori sardi, diciamo che questo 4-3-3 magari non sfavorisce solo l'uruguaggio Francescoli, ma anche un altro figlio dell'isola sarda, ovvero Cossu. Sì, Cossu è un trequartista tipico, non ha la qualità o comunque il prestigio di Zola, di Francescoli, di O'Neill, però per i sardi doc, poi tra l'altro Cossu credo abbia compiuto 40 anni qualche giorno fa, è un altro grande talento sardo, perché le qualità ce l'aveva tutte, infatti a molti ricordava Gianfranco Zola sia per la fisicità minuta che per i colpi. Però comunque facciamo dei complimenti alla carriera di Cossu, ma non è mai riuscito ad arrivare ad altissimi livelli. Ci manca solo l'allenatore, qui possiamo scegliere in realtà tra un paio anche di più di buoni tecnici, se andiamo a scavare nel passato, da Claudio Ranieri a Carletto Mazzone, breve esperienza anche per Giampiero Ventura, più di recente chi potremmo citare? Guarda, io ti dico un nome che così accontentiamo anche il fatto che non l'abbiamo inserito nella top, perché ha giocato anche lui parecchio a Cagliari, anche molto bene, che è Massimiliano Allegri. Diciamo ha allenato il Cagliari in quell'intermezzo che è passato tra il Cagliari appena tornato dalla Serie A, quello appunto di Zola che abbiamo detto prima, al Cagliari che ha fatto un pochino di salto di qualità anche a livello di gioco ed è rimasto in A credo fino al 2015 se non sbaglio, quindi per parecchi anni consecutivamente, e con Allegri il Cagliari ha giocato molto bene, infatti Allegri è stato poi lanciato come allenatore del Milan, poi della Juve, grazie a quell'esperienza lì, e poi come calciatore è stato un ottimo centrocampista, un regista a vecchia maniera che poteva fare anche una carriera migliore di quella che effettivamente riuscito a fare. Vogliamo scegliere lui in quanto probabilmente il più vincente di questo lotto, per quanto anche Ranieri poi nella sua carriera, senza andare a citare lo scudetto dell'Leicester, ma comunque anche coppe vinte con il Valencia, insomma ha fatto più o meno bene ovunque sia andato. Certo, il fatto che Max Allegri abbia anche vestito onorando la maglia del Cagliari sicuramente lo pone in una situazione di vantaggio. Il Cagliari è una delle piazze dove spesso sono stati scelti allenatori che avevano giocato già da calciatori, soprattutto recentemente, appunto Allegri, Diego Lopez, Festa per un breve periodo, Zola spesso da miei conti come dirigente, quindi è una società che fidelizza molto. Allora, conclusa la parentesi della top 11, apriamo il capitolo maglie. Il Cagliari anch'essa, come molte società della Serie A, legata alla tradizione del rosso-blu che spicca attraverso due pattern, quindi una fascia rossa e una fascia blu. Non credo che nella sua storia si siano mai viste più
più di due linee contemporaneamente. Non ha mai avuto il design, ad esempio, appartenente alle grandi squadre tipo l'Inter, la Juve, il Milano, ma è più legata ad un concetto di dividere la maglia da un lato, appunto, il rosso, da una parte il blu. Mi puoi fare degli esempi di maglie particolari o che comunque si discostano da quella che è la tradizione della squadra sarda? Allora, guarda, negli ultimi 30 anni, anche di più, come hai detto tu, la maglia è quella, due bande larghe, una rossa e una blu, che sono state confermate senza troppi cambiamenti. La seconda maglia è, diciamo, storicamente bianca con bande rosso-blu. C'è da ricordare che nell'anno dello scudetto, del 69-70, la maglia era proprio bianca, la prima maglia, quella indossata da Gigi Riva e compagni, bianca con questo collo rosso-blu, questo collo a V che scendeva fino al mezzo. E la seconda maglia invece era rossa, completamente rossa, con qualche bardatura blu. Quindi questa, la maglia attuale, quella che conosciamo tutti del Cagliari, non era prevista in quel periodo storico. Attualmente non ci sono grandi particolarità, se non che quest'anno, essendo scoccato il cinquantenario di quello scudetto, il Cagliari ha omaggiato il ricordo con una maglia nella prima giornata del 2020, Cagliari-Milan, indossando appunto una maglia bianca con una sorta di croce rosso-blu sul lato sinistro, e ogni tanto è spuntata una terza maglia di colori particolari. Ultimamente abbiamo visto una maglia verde molto chiaro, abbiamo visto una maglia arancione, ricordo una maglia arancione utilizzata dal Cagliari di Ventura nel 98-99, e poco altro, insomma, è molto classica da questo punto di vista la tenuta del Cagliari. Così come anche la scelta dei numeri di maglia, così apriamo anche questo capitolo andando in conclusione di questa puntata. Se andiamo a analizzare la storia della numerologia legata alla squadra rosso-blu, vediamo che ci sono pochi giocatori che hanno indossato numeri oltre, diciamo, il 40. Te ne cito un paio, ad esempio ricordo la 51 di Maurizio Piniglia, che era semplicemente, diciamo, un'inversione di quella che è stato il suo numero per tanto tempo, ovvero il 15. Più di recente invece abbiamo visto Robin Olsen con la 90, che è il suo anno di nascita. Ha invece dei ricordi legati a dei numeri particolari, a dei giocatori che hanno indossato dei numeri che ti sono rimasti impressi nella memoria? Guarda, allora io mi focalizzerei sulla 10. Sulla 10 perché se andiamo indietro nel tempo troviamo giocatori che hanno indossato la maglia numero 10 di grandissima qualità, perché quando ancora non c'erano le numerazioni viste, abbiamo già detto Enzo Francescoli, l'ha indossata Matteoli, l'ha indossata Allegri, l'ha indossata Lulu Oliveira, l'ha indossata poi da quando le numerazioni sono diventate più regolari, l'ha indossata Fabiano Lì, l'ha indossata persino Daniele Conti, Gianfranco Zola quando è tornato in Italia, e poi è andata un pochino scemando l'utilizzo di questa maglia storica che come abbiamo visto è stata comunque di proprietà di tutti i giocatori di grande qualità, perché nel 2006-2007, una stagione dove il Cagliari si è salvato per il rotto della cuffia, l'ha indossata Andrea Capone, se non sbaglio anche lui tardo, ma un giocatore dalla carriera non esaltante. L'anno successivo Pasquale Foggia, talento anche lui, però insomma non stiamo parlando di un fenomeno, e Andrea Lazzari, esterno, che forse a Cagliari ha avuto le sue migliori annate nonostante fosse cresciuto nell'Atalanta. Poi l'ha indossata una sorta di meteora che io ricordo molto bene, che si chiama Mostafa El Kabir, era una sorta di attaccante, credo olandese, di origine marocchina, che segnò il suo primo e unico gol in Serie A contro la Roma all'Olimpico nel suo esordio, poi sparì completamente dai radar, attualmente svincolato nonostante sia una classe 88. L'ha indossata in Serie B un certo Hakim Ibrahimi, giocatore macedone, anche lui completamente dimenticato, poi dal 2014 l'ha indossata João Pedro, che credo sia uno dei giocatori più legati alla piazza di Cagliari, è tornata quindi sulle spalle di un giocatore meritevole e soprattutto un attaccante di qualità, di fantasia, quindi diciamo è appropriato che sia sua questa maglia. Goalcast.